Le città antiche e le esperienze del passato che servono come esempio e strada da seguire per lo sviluppo della società e della sua democrazia. Questo è il tema al centro del dibattito Atene nel V secolo a.C., città, politica e letteratura, che si è tenuto all'Università Telematica Pegaso in piazza Trieste e Trento. Ma al centro del dibattito di oggi c'è Atene, ma in realtà al centro del dibattito che su questo stesso filone abbiamo fatto 15 giorni fa c'era Uruk, una città della Mesopotamia, e prossimamente ci sarà Roma, perché noi al centro abbiamo messo la città come luogo dove ormai vive la stragrande parte dell'umanità, con un obiettivo, quello di fare in modo che chi si interessa della città, chi studia la città, dagli archeologi agli urbanisti, dagli storici ai geografi, dagli antropologi ai filosofi, lo faccia sapendo che questo oggetto città è talmente complesso che bisogna mettere in campo tutti i saperi insieme tra loro, coordinati tra loro, altrimenti una lettura sarà sempre molto parziale. Tutti i saperi coordinati tra loro per avere la giusta lettura delle città e delle esperienze del passato che concorrono a formare una nuova coscienza ed una nuova fase di democrazia. Ma cosa possiamo imparare? Spero che imparate qualcosa. Voglio dimostrare come nella città di Atene, alla fine del V secolo, in un periodo di guerra, il passato è quasi il passato della fondazione democrazia è la base per la conoscenza del presente, e in particolare la tragedia e la commedia vogliono dare, per così dire, un programma per superare la crisi del presente in questo periodo.